Ci siamo, è il giorno dell'inaugurazione di Gold Italy, l'appuntamento autunnale ha preso il via. Ci sono già nei corridoi diversi buyer che hanno iniziato i primi incontri. Insomma, quali sono le sensazioni, le primissime sensazioni? La sensazione, il mio inguaribile ottimismo è sempre positiva, anche quando i numeri direbbero, diciamo, qualcosa di differente. In realtà ho visto i buyer già dentro gli stand a passare ordinativi. Questa è una cosa estremamente interessante, si respira un'aria dinamica, non un'aria triste o di rassegnazione. Questo è il messaggio più importante che io volevo venisse fuori da questa fiera e penso che in questo ci siamo riusciti. Ecco, l'export quindi parte dalle porte di casa nostra. Assolutamente sì, ormai Arezzo rappresenta il primo distretto per quantità di export, siamo sopra il 30%. Non è una consolazione perché i numeri segnano un forte rallentamento. È necessario ripartire, ma per ripartire servono eventi come questo, alla portata delle aziende e che soprattutto portino i compratori migliori di quel momento. Quindi abbiamo indiani, abbiamo compratori dell'Arabia Saudita, del Qatar, del Kuwait, perché per la prima volta vengono qua ad Arezzo. Questo è un gran risultato. Un allestimento scenografico, innovativo, incentrato, come insomma ha detto anche il direttore artistico, tutto sull'amore. Tutto sull'amore, tutto sull'anello, sulla fede, la semplicità, la perfezione delle forme. Noi siamo, diciamo, quello che è la sintesi di una tradizione, di una storia e proiettati verso il futuro. L'anello rappresenta tutto questo, è dato da equilibrio, semplicità, però perfezione in tutte le sue forme. Questo messaggio, che poi è diventato anche il logo della fiera, è un messaggio anche di unità. Il fatto che tutte le istituzioni siano qui, che tutti i principali produttori siano qui, significa che noi non ci arrendiamo a quello che dicono un mercato in crisi. Noi questo mercato lo andiamo a ricreare cliente per cliente nel mondo. Beh, dai, l'amore vince sempre, no? Su tutto, quindi pensi anche sul lavoro, sulla vita privata, l'amore è l'essenza della vita. Ma dico, perché non una fiera che sta cercando di crescere, di migliorare, di Arezzo un'energia nuova, positiva, appunto simbolo dell'amore che ci porta avanti in questa strada. Quindi dico, è una cosa molto bella secondo me, è una cosa molto, diciamo così, anche fatta di sentimenti, perché il lavoro è anche sentimenti, è anche passione. Quindi la passione che ci mettiamo tutte le nostre aziende qua presenti, in quello che fanno, in questi gioielli meravigliosi che hanno fatto, sono degli anelli stupendi, delle creazioni che sarà difficile per la giuria scegliere veramente il migliore o i migliori, perché sono veramente un'edizione straordinaria, con degli oggetti che Arezzo veramente ha un grande vanto. Noi parliamo di altre città, di altre situazioni, ma Arezzo c'è una grande creatività, veramente una grandissima, non so come dire, queste aziende stanno facendo dei passi ogni anno sempre in crescendo, una cosa bellissima. Sì, dunque, allora, la moda, diciamo così, la moda è molto, come dire, ha bisogno di essere molto personalizzata oggi, di essere molto individualista per essere una moda vincente. Quindi cos'è di più bello che abbinare un gioiello indosso a un abito, in un look, diciamo, no? Perché fa la differenza, no? Dico, vincere oggi in una tradizione di moda, ma con un gioiello particolare, selezionato, diverso, perché credo che la massima espressione oggi per un negozio, per una persona, per un individuo, sia essere veramente speciale. E noi siamo vincenti quando siamo individuali, quando abbiamo il nostro io, io sono questo, non guardare le copie o cercare di imitare. L'essenza è la nostra, rimane la nostra, questa è la cosa bella. Quindi un gioiello che arricchisce un abito, ma dà personalità, dà individualità. Questa è la cosa che bisogna fare tutti, insomma.